Eccoci qui collegati, buon pomeriggio a tutti, bentornati a questo appuntamento webinar in collaborazione con Leontech. Pomeriggio che dedicheremo al mondo dei certificati, tante opportunità create anche da una situazione di mercato tornato ad essere improvvisamente volatile, ma ne parleremo fra poco. Io sono Pier Paolo Scandurra, do il benvenuto, lo vedo già in collegamento a Marco Occhetti. Ciao Marco. Buongiorno Pierpaolo, anche se mi chiamo Anna Berto in grafica, ho sostituito Anna oggi per questo webinar. Esatto, Buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori. non sarà sfuggito ai più attenti esattamente il cavalierino con il nome di Anna, ma naturalmente, insomma, sembra evidente che tu non sia Anna. Ma va bene, allora Marco, di cosa parleremo oggi? Abbiamo, in realtà, rispetto agli ultimi webinar che abbiamo sempre dedicato alla novità, quindi a comunque il nuovo prodotto, anche in funzione di quello che è il contesto di mercato, abbiamo valutato assieme, abbiamo scelto assieme di parlare delle tante opportunità che si sono venute a creare sul mercato e pertanto non andremo a vedere una novità specifica, ma dedicheremo del tempo sia alle domande che arriveranno, sia alle soluzioni che sono già quotate e che con questa volatilità sono tornate di interesse. E un paio di notizie prima di iniziare. Vi ricordo che il webinar è in fase di registrazione, pertanto già da domani sarà possibile rivederlo sul nostro canale Telegram e che siamo qui a disposizione per rispondere anche alle vostre domande. Come sempre, vi ricordo un po' anche per chi poi a volte rimane un po' dispiaciuto a non avere risposto alla mia domanda. Allora, le domande di prodotto cerchiamo sempre di esaurirle, cioè quindi di rispondere a tutte. Quella dello specifico ISIN diventa un po' più difficile a volte, semplicemente perché nel momento in cui voi durante il webinar ci segnalate un ISIN, se è uno che dobbiamo vedere assieme, ce la facciamo. Quando cominciano ad essere 10, perché siete in 10 che scrivete 10 ISIN diverse, qualcuno purtroppo rimane fuori perché non riusciamo a commentare con dovizia di particolari 10 ISIN se non ce li siamo preparati. Quindi l'invito è, se avete un prodotto in particolare su cui avete bisogno di chiarimenti o semplicemente un conforto, un parere, se ce lo mandate prima. Tanto le email, i contatti li conoscete, sia il nostro sia quello di Leontech. Arrivando preparati, riusciamo anche a rispondere a tutti. E quindi questo un po' perché non la devo dire in tutti i webinar che normalmente faccio questa cosa, ma con Leontech sì, perché sono quelli in cui poi arrivano più domande e quindi inevitabilmente Marco mi ritrovo ad essere rimproverato che qualcuno rimane un po' fuori, no? E quindi doveroso fare questo disclaimer iniziale. Direi solo Pierpaolo, identico per noi, nel senso a po post webinar siamo a vostra disposizione come sempre, per cui se avete domande, tutto, ci scrivete per email o ci chiamate per telefono, come sapete siamo sempre disponibili a spiegarvi le cose. Bene Marco, grazie naturalmente anche per questo invito. Allora, io prima di partire con i prodotti vorrei semplicemente, insomma, fare un breve passaggio, come sempre, sul momento di mercato, anche se in questa fase la cronaca la lasciamo al di fuori, perché comunque evidentemente sappiamo tutti purtroppo quello che stiamo vivendo. Però fa abbastanza strano, probabilmente, in questo contesto così drammatico, vedere che in realtà oggi il quadro è completamente verde. Ma cosa sta succedendo? Naturalmente la cronaca continua ad essere drammatica e purtroppo non sappiamo l'evoluzione quale potrà essere. Il petrolio oggi è arrivato a nuovi massimi oltre i 110 dollari e poi adesso ha ritracciato anche sulla notizia di comunque riguardante le scorte di petrolio degli Stati Uniti, quindi probabilmente potrà esserci un po' di freno all'eventuale rialzo, ma la notizia che in realtà ha mosso i mercati è stato nel pomeriggio la dichiarazione di Powell che ha annunciato praticamente di non avere nessuna intenzione di mettere un freno a quella che era l'iniziativa già annunciata di rialzo dei tassi di interesse. Pertanto, nella prossima riunione del 14 e 15 marzo è atteso un primo rialzo dello 0,25. Questo perché? Perché in realtà, soprattutto nei giorni scorsi, si era fatta strada l'ipotesi che potesse esserci un cambiamento di rotta da parte della Federal Reserve in funzione di uno scenario cambiato, quello appunto creato da questa situazione
situazione drammatica in Ucraina. E invece Powell ha detto: no, signori, guardate, qui non cambia nulla per noi, pertanto continueremo con il programma che avevamo già avviato. Questo che cosa ha provocato? Allora, innanzitutto ci sono gli indici che stanno salendo anche grazie al contributo dei finanziari, tant'è vero che anche in Italia abbiamo avuto un'improvvisa, fermo restando che i tassi li aumentano in America, ma comunque c'è stato un improvviso cambio di rotta, ad esempio su titoli come UniCredit, che è arrivato a guadagnare il 4%, ma c'è stato anche un po' un passaggio importante. I tecnologici, quelli che stavano recuperando nei giorni scorsi sulla scia di un possibile rinvio del rialzo dei tassi di interesse, quindi parlo di quei tecnologici ad alta volatilità, le varie Plug Power, Sunrun, Chewy, eccetera, eccetera, oggi stanno subendo la battuta d'arresto dopo questa notizia. Il Nasdaq invece sta macinando, anche se in realtà, come vedete, fa peggio del Dow Jones. Quindi torna nuovamente improvvisamente d'attualità il tema della rotazione settoriale. Questo è un po' il movimento. Prima di partire, però, volevo farvi vedere un'altra cosa che ritengo particolarmente utile da raccontare, e riguarda gli indici di volatilità. Perché? Perché allora, il VIX in questo momento batte 31%, cioè viene scambiato in area 31%, che, come possiamo vedere, è un livello certamente più alto rispetto alla media degli ultimi 2 anni, no? Se escludiamo la parte Covid, nel 2021 ha per lungo tempo strisciato tra i 15 e i 20, 22. Quindi un VIX a 31 è comunque un VIX particolarmente, cioè, un po' più alto, ma certamente non ancora a quei livelli oltre i 40, oltre i quali ci sarebbe, diciamo, uno stato di tensione, quasi di, non voglio dire di panico, ma certamente di forte tensione. Quindi, sotto questo punto di vista, negli Stati Uniti non si sta avvertendo questo scenario così critico, così drammatico. Tant'è vero che anche l'S&P 500 ha un drawdown dai massimi di circa il 9%. Viceversa, il V-Stoxx adesso ha leggermente frenato, però vedete che si trova al 38% e nel corso della mattinata è stato per lunga parte oltre i 40%. Quindi c'è una situazione dove per la prima volta, ed è una situazione abbastanza anomala, per la prima volta abbiamo un indice di volatilità del mercato europeo che è molto più alto rispetto a quello del mercato americano. Ci sono circa 7 punti di differenza, tra i 7 e i 10 punti di differenza. Questo naturalmente che cosa può voler dire? Innanzitutto che probabilmente per ovvi motivi uno dice la guerra è alle porte in Europa, quindi è evidente che più l'Europa a risentirne, ma in realtà ci sono dei risvolti legati più alla composizione degli indici e quindi a quel settore bancario che è toccato maggiormente in questo momento, soprattutto nel vecchio continente, per quello che possono essere le ripercussioni delle sanzioni che sono state applicate alla Russia e che potranno essere ulteriormente inasprite. Quindi in Europa abbiamo una volatilità più alta rispetto all'America. Questo cosa vuol dire? E questo probabilmente ci accompagnerà anche nell'analisi dei prodotti, che per certi versi comprare certificati su titoli europei in questo momento consente di avere qualche opportunità in più in relazione a quella discesa di prezzo che viene innescata tipicamente da una volatilità che tende a crescere. Questo non vuol dire che non ci siano occasioni sul mercato americano, però lo abbiamo visto, titoli come UniCredit, come Intesa, hanno perso il 37% in 15 giorni, di conseguenza i certificati su questi sottostanti, ma non solo, basti pensare alla Swiss Re di turno che ha perso il 7%, mi sembra, nella giornata di ieri, ci sono comunque situazioni anche su sottostanti tipicamente un po' più tranquilli che oggi offrono delle opportunità. Quindi questo era un po' il contesto entro il quale, Marco, vorrei che tu iniziassi a muoverti, cioè vedere eventualmente qualche idea su sottostanti europei e poi magari se c'è qualcosa anche su sottostanti americani. Prima di far questo, però, Marco, e scusami se ritardo ancora un attimo nel darti la parola, volevo far vedere una novità, perché prima abbiamo detto non parliamo di novità di prodotto, faremo un'analisi dei prodotti sul secondario, ma in realtà una novità ce l'ho da farvi vedere, perché rispetto al precedente webinar è nata questa iniziativa, questo nuovo servizio che ci vede assieme per tutto l'anno, ovvero l'Ufficio Studi di Certificati e Derivati e del CEDLAB andranno a selezionare con cadenza bisettimanale
un certificato dall'offerta sul secondario di Leonteq. E in questo senso abbiamo creato un servizio che si chiama Shortlist, al quale è possibile iscriversi gratuitamente. E con questa iscrizione si riceve direttamente in casella email ogni 2 settimane il segnale che abbiamo individuato. Quindi selezioniamo un prodotto, lanciamo un'idea. Naturalmente non si tratta di un portafoglio, non si tratta di un segnale di acquisto necessariamente da fare in quel momento, ma è una segnalazione tra i tanti prodotti che ci sono in quotazione. Quindi è un servizio totalmente gratuito, si raggiunge direttamente dal sito certificatiederivati.it, andando nella sezione tabella prodotti, c'è la sezione Leonteq, che è quella dove ci troviamo proprio in questo momento, ci si iscrive gratuitamente spingendo qui su questo pulsante e si entra all'interno della sezione. Come vedete, è tutto molto ben dettagliato. Poi teniamo traccia dei segnali che sono stati lanciati anche in precedenza. Al momento sono stati lanciati 2 segnali, uno il 7 febbraio e uno il 24 febbraio, entrambi purtroppo in passivo, ma diciamo che non avevamo l'ambizione di lanciare segnali che potessero guadagnare in un mercato che nel mese di febbraio è andato molto, molto giù, soprattutto sui titoli. Però all'ultimo aggiornamento devo dire che la situazione si è leggermente, insomma, è leggermente migliorata, sia per il Phoenix Memory One Star selezionato il 7 febbraio, sia per quello che è il Phoenix Memory Reload, entrambe opzioni che probabilmente andremo a vedere anche oggi, che aiutano a, diciamo, in qualche modo ad affrontare al meglio uno scenario più volatile, sia il One Star che Reload. Ma di questo eventualmente parleremo più avanti. Allora, Marco, a questo punto io vado ad assegnarti il controllo del monitor. Ottimo. Perfetto, ti chiederei quindi di iniziare a parlare di certificati, come dicevamo, in quotazione sul secondario, o anche partendo da questa che è la vostra iniziativa della newsletter, dove sono riportate tutta una serie di idee. E partendo da lì, vedo che hai già individuato qualcosa. Sì, assolutamente. Allora, prima di partire con i prodotti, due parole giusto per collegarmi al discorso che hai fatto tu. Assolutamente d'accordo, riprendo la questione volatilità. Allora, per quale motivo è interessante comprare prodotti in questo momento? Facciamo un esempio semplicissimo. Se un mese fa emettevo un certificato che pagava una cedola del 10%, perché c'era un diciamo V2X, il V-Stoxx in zona 30 o 25, qualcosa del genere. Questo prodotto, se lanciassi lo stesso identico prodotto oggigiorno, non pagherebbe più il 10%, dovrebbe pagare di più, probabilmente un 12, un 13%, un qualcosa del genere. Questo che cosa significa? Che o chiaramente le ultime emissioni sono delle emissioni più generose, per cui effettivamente ci si dovrebbe aspettare delle cedole un pochino più interessanti rispetto al solito, oppure dall'altra parte, come nel mondo bond, se invece il tasso è ormai fissato, i prodotti dovrebbero essere più scontati rispetto a un mese fa, no? Quindi per questo, oggigiorno, vogliamo proprio andare ad analizzare un pochino con voi quelle che sono le situazioni sul mercato ed effettivamente questa possibilità di trovare piuttosto svariate occasioni di prodotti a sconto, ecco. Quindi questo direi l'approccio su cui lavoreremo quest'oggi e su cui in ogni caso vi invito a lavorare anche direi su base continua, ecco, nel senso che parto dal cerca prodotti, la nostra funzione, come penso abbiano anche svariati altri emittenti, dal cerca prodotti, vedete, abbiamo 866 prodotti in offerta, vogliamo andare a lavorare sui prodotti di ottimizzazione del rendimento, quindi certificati express, perché poi se no ce ne sono svariati altri, quindi selezioniamo questi. A questo punto scendiamo ancora di categoria, magari lavoriamo più sui prodotti in euro, giusto per comodità, ma questo poi potrete fare voi stessi. A questo punto vedete le maggiori divisioni, no? Quindi certificato multi-express con barriera, quindi sono i worst off fondamentalmente, i certificati express con barriera,
invece sono 68 e questi sono su singoli titoli, quindi chiaramente dipende poi dal vostro approccio, o solamente i multi express, per cui magari senza barriera, low strike, piuttosto che. Partirei proprio perché hai menzionato magari UniCredit, secondo me è Sì. sicuramente un ottimo spunto di partenza. Partirei magari da qui, nel senso, certificati express con barriera dovrebbero essere, se il filtro funziona correttamente, tutti su singoli titoli. Ok? Quindi già questo ci permette di fare un'ottima selezione. Se in più andiamo nel filter e inseriamo UniCredit come ricerca, ecco, andiamo a vedere tutti i prodotti su UniCredit che ho, che abbiamo sul mercato secondario al momento, con le differenti caratteristiche. Per cui dalla scadenza, che sicuramente ha un impatto, al prezzo. Quindi vedete come a oggi su singolo titolo UniCredit non ce n'è nemmeno uno al di sopra della pari, cosa che invece magari 2 settimane fa forse tutti erano al di sopra. Perché? Perché UniCredit era schizzato dopo il nuovo piano industriale presentato, aveva fatto più 20, 20 e passa per cento. Quindi ecco, ritorniamo su delle occasioni sicuramente interessanti. A questo punto, che cosa possiamo andare a vedere? Che cosa più ci interessa? Li ho rivisti precedentemente, direi che di grossi arbitraggi non ce ne sono. Perché? Perché chiaramente qui vedete il distanza dalla barriera, più siamo vicini alla barriera e più il prezzo è effettivamente scontato. Quindi questo sicuramente è, come dire, è plausibile ed è corretto come tipologia di pricing. Io andrei magari a valutare in primis un qualcosa di leggermente più scontato. Ecco, tra questi quattro che vedo sono al di sotto del 900, probabilmente ci potrebbero essere, beh, a livello di scadenze siamo molto simili. Io andrei a questo punto a dare un'occhiata a questo che più o meno in zona 8,70, 29% di distanza dalla barriera, gennaio 2025, un 8% di cedola. Quindi andiamo a dargli un'occhiata brevemente, 8,70 circa il prezzo di acquisto, come dicevamo gennaio 25, barriera meno 40 con ancora largo spazio. Quindi un UniCredit che ha fatto un meno 14% e ancora un 30% rispetto ai prezzi odierni di distanza rispetto alla barriera, quindi ancora piuttosto conservativo. Se vogliamo anche dare un'occhiata comparativa di quello che è stato, ecco, il movimento di UniCredit, quindi dai 15 euro siamo passati a oggi ai 10,90 euro, per cui sicuramente qui abbiamo magari anche le performance, ecco, dell'ultimo mese. Voilà, così ci aiuta ancora di più. Ecco, nell'ultimo mese UniCredit si è perso all'incirca un 30%, qualcosa in meno. Quindi opportunità assoluta, nel senso titolo è vero in correzione, un meno 14, ma io vado a comprare questo prodotto praticamente a un meno 13 di sconto, quindi un 1 a 1 col titolo sottostante, ma con ancora svariata barriera. Ora, quasi mai si trova un prodotto con un delta 1 con il sottostante, cioè questi prodotti, specialmente appena lanciati, hanno un delta dello 0,4-0,5%, cioè alla fronte di un meno 10 del sottostante c'è all'incirca una perdita del meno 5 del prezzo del prodotto. Chiaramente qui per quale motivo siamo allineati? Per l'effetto volatilità.
perché oltre ad aver avuto una performance negativa al sottostante, dall'altra parte abbiamo avuto questo spike di volatilità e questo spike di volatilità mi riporta a questo allineamento. Quindi che cosa mi aspetto? Supponiamo se da qui a 2 settimane, a un mese, ecco, la volatilità di UniCredit, non il prezzo, solamente la volatilità, si calma un pochino la situazione, la volatilità si risetta su dei livelli più standard, probabilmente questo prodotto dagli 870 potrebbe passare tranquillamente al di sopra dei 900, ecco, unicamente per una questione di riduzione di volatilità. Se andiamo a vedere il prodotto di per sé, chiaramente Pierpaolo, correggimi o interrompimi se pensi sia necessario, Sì, no, ti pagamento faccio scheduled. completare il prodotto, poi ti giro un paio di domande. Ottimo, chiaramente pagamento cedole sempre molto tranquillo, quindi un 2% a trimestre lo portiamo a casa perché siamo su barriera meno 40 con memoria e il classico trigger autocall discendente che, perché no, comunque può sempre essere di aiuto nel caso in cui non si recuperi velocemente tutta questa parte o anzi magari rimaniamo qui e questo 8% ce lo portiamo a casa per un periodo più largo di tempo rispetto alla prima data di autocall che comunque ci lascia abbastanza tempo perché luglio 2022, quindi sarebbero almeno 2 cedole se poi ci fosse un rimbalzo e un ritorno al di sopra del trigger del 100%. Ecco, Sì, questo è un diciamo, pochino. sì, scusami Marco, diciamo che poi quando ci sono adesso queste date autocall che arrivano dopo l'estate, alla fine il guadagno addirittura paradossalmente più dal conto capitale, dal sotto la pari che dalle cedole. Allora, innanzitutto la barriera è a scadenza o continua questo certificato? Mi sembra che sia comunque europea, quindi a scadenza, no? Queste sono tutte europee. Direi assolutamente, guardate, sì, assolutamente sì. Il più del no, giustissima come domanda, verificatelo sempre, ma penso il 96% dei nostri prodotti a barriera europea, ecco, quindi a scadenza. Oh, poi ci chiedono di vedere l'ISIN di questo certificato, anche se Marco, io non so se tu lo hai fatto volutamente, ma penso di no perché hai pescato No. all'offerta, hai preso uno che è sull'iCert e quindi al momento non lo so, non è Ah. double listing, giusto? No, non è la double listing, hai assolutamente Ok. ragione. Sull'iCert, che è il nuovo mercato su cui effettivamente abbiamo iniziato a quotare, su cui non tutte le piattaforme sono ancora collegate. In ogni caso, l'ISIN code di questo prodotto è CH115865553. Però, Esatto. aveste problemi dalla vostra piattaforma ad acquistare questo prodotto perché quotato su iCert, non ci sono problemi perché ritorniamo sul menu precedente, andiamo a selezionare, diciamo, un prodotto praticamente identico, prezzo 879 invece di 871, stessa cedola, praticamente stessa identica performance, un mese in meno di vita, andiamo a cliccare. Anche qui barriera sulla scadenza, meccanismo e logica assolutamente identica, quindi il target è quello poi un giorno di vederlo o rimborsare o richiamare a 1000, quindi incassare questi 12-13% di extra performance in aggiunta della cedola e in questo caso l'ISIN code sarebbe CH11482651 89 e questo qui invece è quotato sull'Euro TLX. Vi invito assolutamente a utilizzare il nostro cercaprodotti. Vedete che io non conosco a memoria gli ISIN code, ma li ritrovo tranquillamente. Entro, scrivo UniCredit, vado a selezionare in euro i certificati Express e non i Multi Express e mi trovo effettivamente questa lista. Posso rientrare e riuscire tranquillamente e studiarmi tutti i vari prodotti su UniCredit che ci sono. Perché? Perché dico questo? Magari invece c'è chi è più aggressivo e quindi vuole un prodotto ancora più scontato in zona 8,27, questo è il più scontato, e ancora al di sopra
della sua barriera, che inizialmente era una barriera meno 40, in questo caso ha avuto una performance del meno 28%, quindi ancora un 16% di distanza dalla barriera, però magari si crede a un rimbalzo, diciamo, più positivo del titolo UniCredit, si è più positivi sul titolo e sul settore. E quindi perché no andare a comprare un titolo ancora più scontato? Ecco, chiaramente qui è sempre rischio rendimento, no? È un titolo più rischioso, essendo più rischioso mi premia con un rendimento maggiore. Quindi invece di incassare 13 punti in caso di autocall, ne incasso praticamente 17. Ecco Marco, allora, dunque, io ho un po' di cose da girarti, quindi adesso innanzitutto ricordiamo che l'iShares, giusto per non lasciare nulla così al caso, è comunque un mercato, il terzo mercato dei certificati, oddio, se vogliamo, considerato Spectrum, Sedex di Borsa Italiana, EuroTLX ormai di Borsa Italiana, poi c'è Spectrum come mercato paneuropeo, per ora solo prodotti a leva, e poi c'è questo iCert che è un nuovo mercato dei certificati che in questo momento è accessibile non da tutte le piattaforme, in particolare, ad esempio, ci si arriva tranquillamente da Fineco, ma non solo, anche Banca Sella, se non ricordo male, qualche conto da Banca Generali, insomma, è comunque un nuovo mercato di proprietà di cinque soci, tra cui, se non ricordo male, Banca Akros, insomma, comunque ne sentiremo parlare. E pertanto, esattamente, Marco, ti ringrazio, penso l'abbiamo detto assieme, Akros, e quindi ne sentiremo parlare e probabilmente troveremo sempre più certificati. Leonteq è tra le emittenti che per prima ha voluto accogliere e la quotazione e la nascita di questo nuovo mercato. Ecco, allora, Sergio, ti giro questa domanda, in realtà te la leggo. Perché quotare i certificati su un mercato così marginale come iCert non accessibili a tutti? Proprio perché si spera che a breve lo sia di più, quindi probabilmente per aiutarli anche a svilupparsi, no? E quindi, non so, io Corretto, se vuoi aggiungere. speriamo Borsa Italiana non mi senta in questo momento e non siano collegati, però diciamo che Sedex e EuroTLX sono entrambi di proprietà di Borsa Italiana e in qualche modo hanno creato un monopolio, ecco, o insomma un oligopolio, essendoci due exchange della stessa proprietà. Questo che cosa significa? Significa che le regole in un oligopolio o monopolio c'è uno che decide e non c'è competizione, ecco. Per cui invece, diciamo, per il bene della comunità e degli investitori, se in un mercato ci sono più partecipanti e più competizioni, è chiaro che sia noi emittenti otteniamo magari migliori condizioni a livello di listing o a livello di flessibilità e tutto, e questo chiaramente viene poi trasferito sugli investitori finali, ecco. Quindi io sono come dire, un sostenitore della competitività, lo vedete con gli emittenti, no? Fossimo solo noi o solo un emittente, chiaramente il servizio sarebbe molto diverso. Oggi siamo 25 emittenti, c'è un'altissima competizione e quindi sono tutti portati ad essere chiaramente estremamente attenti, performanti, a dare costantemente mercato, apprezzare i prodotti in maniera corretta e tutto il resto. Quindi stessa identica cosa vorremmo vederla un pochino sugli exchange. Exchange. E funziona come Sedex o come TLX nel caso di mancanza del market maker? A me sembra che funzioni come Sedex, il modello dovrebbe essere lo stesso, cioè in assenza dello specialista lo strumento non è negoziabile, però mi sembra di aver visto ci sono delle regole differenti solo sulla quotazione dello specialista, ovvero un sistema di controllo dei prezzi, ma comunque non è il webinar di iCert, quindi rispondiamo naturalmente alle risposte, però rischiamo che poi rischi di incuriosirsi troppo e diventa il webinar di iCert. Però Sergio, credo di averti risposto. Allora, su Directa è quotato, invece lì sì, l'altro certificato che abbiamo visto su EuroTLX Certo. naturalmente è accessibile a Directa. Allora, Marco, vado a ritroso, nel senso che parto dalla fine, perché c'era un paio di domande interessanti che proprio ti permettono, secondo me, di far vedere anche un po' come utilizzare il cerca certificato o comunque il motore di ricerca. Perché, ad esempio, te ne leggo due. La prima è da parte di Marco, se si può analizzare strutture sotto la pari con unico sottostante e con scadenza entro l'anno. Quindi ci sono tre voci,
tre chiavi di ricerca, no? E quindi probabilmente, come hai fatto adesso, qui poi è sufficiente andare a vedere probabilmente la scadenza, no? Aggiungo io. E Assolutamente sì, vedi prima che di lavorare, aspetta, aspetta, ti sì. leggo un'altra, eh? Ti leggo l'altra così ci puoi vedere tutte e due. Poi c'è invece Mauro che dice: mi aspetto una volatilità che duri per lunga parte del 2022, quindi lui in questo momento sta cercando cedole incondizionate, barriere molto profonde, autocall decrescente, questa è una vostra caratteristica che troviamo in gran parte dei certificati, scadenze 2 o 3 anni. Ovviamente adesso questa te l'ho letta non per farti trovare il prodotto che risponda ai quattro requisiti, ma per dire che ci sono le idee ben precise da parte dei nostri ascoltatori. E si possono trovare poi le soluzioni anche grazie ai tanti filtri che avete proposto. Giustissimo, assolutamente. Allora, partiamo dalla prima domanda. Sì. Quindi, io direi che, la prima domanda richiedeva titoli entro l'anno. Quindi, vediamo Sì. subito. Scadenza, mettiamo da 6 a 12 mesi, ok? In questo caso uno, ma uno su UniCredit, perché ho ancora i filtri precedenti. Quindi, se invece tengo euro, beh, possiamo anche togliere euro, perché magari troviamo qualche titolo in dollaro. Certificato Express ci piace, con barriera altrettanto, però togliamo UniCredit dal filtro, no? Quindi ci usciranno, o dovrebbero uscire, voilà, tutti i prodotti con scadenza entro l'anno, su singolo titolo. Non sono tantissimi, ma sono sufficienti, direi. Quindi, se volete, li possiamo ordinare o per rendimento, quindi in questo modo, o se vogliamo per lettera, se andiamo dal più caro al più economico. Quindi questo, quindi se vogliamo invece, beh, penso sia stato chiaro, però dovete Chiarissimo. fondamentalmente usare tutti questi menu che avete a disposizione sulla vostra sinistra. Ecco, quindi tipologia di Perfetto, Marco, sottostanti ti o sulla ringrazio stanza. che ha capito benissimo e poi naturalmente ciascuno poi ti andrà a fare la propria ricerca. Naturalmente lo dico solo per chi si stia in questo momento lì a leggere i numeri, vedete quei 1032 di Saipem, dicevo, è possibile, è un reverse, quindi il motivo per cui quota sotto la pari è perché è quel reverse che avete quotato da poco, mi sembra. Il Saipem, sì, ok, sì, certo, perché Ok. qui che si è espressi inverso o meno, poi ecco, chiaramente si devono poi andare a vedere i dettagli dei singoli prodotti. La seconda domanda, che era leggermente più articolata, facciamo così, faccio pulizia di tutti i filtri, così partiamo da zero, e il modo migliore per vedere se avete ripulito tutti i filtri è ritrovare gli 866 prodotti qui sulla base iniziale. Allora, qui per esempio, ecco, partiamo con scadenza 2-3 anni, aveva detto Sì, esatto. chi ci ha posto questa domanda. Sì, Mauro. Allora, Mauro, ok, sui rendimenti li metteremo poi, diciamo, in ordine. Andiamo a vedere sicuramente certificati Express, così togliamo warrant outperformance perché non pagano cedole. Euro-dollari, quello lascerei così come siamo. Gli exchange li teniamo tutti. Ecco, tra l'altro, tornando al discorso exchange, chi non avesse problemi può escludere i 9 dell'iCert eventualmente e quindi selezionare solo EURTLX e SEDEX, ma in questo caso li teniamo tutti. Dopodiché scendiamo ancora per, dunque, livelli di barriera. Ecco, abbiamo bisogno di barriere profonde, per cui andiamo a selezionare solamente i prodotti con la barriera al di sotto. Beh, possiamo prendere 60 e 69, se vogliamo essere molto conservativi, Abbiamo tutto andiamo a 60. prendere sotto 60, intanto ci sono 40 prodotti, direi più che sufficiente. A questo punto abbiamo 40 prodotti su cui lavorare, possiamo partire, beh, io ordino sempre o da un punto di vista di rendimento, per cui chiaramente dai titoli più aggressivi troveremo inizialmente in questa prima pagina e poi nella seconda pagina invece andiamo a trovare dei titoli più conservativi.
Direi che questo potrebbe essere un approccio. Altro approccio invece, se vogliamo, come dire, essere di nuovo molto conservativi, andiamo a cercare i prodotti più, diciamo, più vicini alla pari, no? Perché saranno quelli, scusate, dovevo ritornare su pagina 1, eccoci. Quindi partiamo dai prodotti più cari ai prodotti meno cari, perché quale motivo? Chiaramente i prodotti più cari saranno quelli con i sottostanti comunque più vicini alla pari. Prendiamo per esempio il primo, che secondo me è molto interessante, Sì, anche perché per il io mi aspetto. settore, no? Esatto, il settore è tutto gold e io mi aspetto dei sottostanti che siano forse anche al di sopra, della pari. Andiamo a vedere un attimino. Quindi prezzo base 1000. Emesso agosto 2020, quindi tempo fa, barriera 50% piuttosto conservativa, 4 anni. Cosa abbiamo? Beh, no, abbiamo uno che è chiaramente esploso, quindi è come se direi fondamentalmente non contasse, e invece due titoli comunque su dei livelli meno 15 e meno 19 rispetto all'inizio, chiaramente con cedole 10% e con trigger autocall chiaramente discendente. Ecco perché probabilmente qui attiene il prezzo, il prodotto, perché ormai siamo a febbraio 22 e quindi già al 95%, tra non molto si passerà un 90% di autocall trigger e chiaramente rimaniamo più vicini a una possibilità di autocall. Ecco, quindi questo un esempio. Così lavoro sul mio motore di ricerca, ecco, e in questi giorni proprio andiamo a cercare delle occasioni, perché anche noi stessi ci compriamo prodotti, anzi io avrò 25 prodotti Leontech, che ho acquistato direttamente e quindi fondamentalmente usiamo questi stessi schemi. Ecco, chiaramente se vogliamo essere estremamente conservativi andiamo anche a cercare prodotti su indici, perché Eurostoxx, FTSE MIB, S&P è 4% di cedola. 44% di distanza dalla barriera lo compro leggermente a sconto. Se voglio andare a cercare qualcosa di leggermente più interessante, ecco già qua scendo di 2 punti con sempre 3 indici, ma un 6% di cedola, già un pochino più interessante. Se dovessi scegliere tra i due, io probabilmente sceglierei un 6%. E così via scorrendo si vanno ad analizzare tutte le varie occasioni che ci sono e spaziamo da singoli titoli, worst off, indici. Chiaramente, se vogliamo, ecco, altro filtro, tipologia di barriera, se volete escludere le barriere continue, quindi teniamo solamente le barriere a scadenza e valori sottostanti. Ah, no. Più che questo, no, qui anche per cercare, ma tipologia di sottostanti, voilà. E qui è interessante, se vogliamo indici, a questo punto ce n'è solamente uno, probabilmente quello più scontato di prima era su barriera continua, quindi sarebbe solamente questo, e gli altri sono invece 30 su tipologia di azione. Bene, allora Marco, dunque, adesso tocca al giro di domande. Allora, intanto volevo fare così, dare una mia opinione su quanto abbiamo appena fatto con Marco e in particolare risposto a una indicazione di Mauro che si è creato queste quattro regole nella ricerca dei prodotti per questo 2022. E devo dire, Mauro, che mi trovi assolutamente d'accordo, fermo restando che non sono esaustive, cioè non sono solo questi, ma sono certamente tra le quattro regole che si possono seguire, che io rinnovo anche per chi magari è un po' meno pratico. Pertanto Mauro denota evidentemente una certa esperienza su questo mercato, perché cedole incondizionate aiutano indubbiamente a far fronte ad un eventuale ribasso anche importante, perché quantomeno se c'è la memoria le recuperi dopo, ma se sono incondizionate le prendi a prescindere. Quindi in questo caso naturalmente la ricerca della cedola incondizionata può aiutare. Detto che, se non le trovi e sono comunque cedole con barriere profonde, effetto memoria, si può sopperire all'assenza di cedola fissa.
La barriera molto profonda è su un suggerimento che in questo scenario molto volatile certamente vale ed è prezioso. L'autocall decrescente, io ho detto, è un marchio di fabbrica di Leonteq, adesso è stato scoperto anche dal resto del mercato, voi lo avete sempre fatto, ma è un trigger decrescente, aiuta la struttura a rimanere più sostenuta come prezzo anche in uno scenario negativo, perché banalmente se tu dopo 3 anni rimborsi un prodotto anche a fronte di un meno 20, è evidente che se quel sottostante worst off è a meno 21, il certificato non può quotare 79, quoterà probabilmente 98, perché sa che c'è la possibilità di autocall a 100 e questo sostiene il prodotto. Quindi Marco, devo dire, in questo vi va dato merito di averlo sempre fatto. Oggi è utile più che mai, ma voi lo fate effettivamente da sempre. Le scadenze, 2 o 3 anni, certamente qui poi è abbastanza soggettivo, un po' uno da quello che pensa, però certo che se uno in questo momento vuole stare un po' più cauto, speriamo risolvere questa grave crisi, questa guerra, nel migliore dei modi possibili, non ci vorranno 2 giorni, quindi ci aspettiamo ancora una volta quel 2 o 3 anni per risolvere la situazione. Detto che, qui finisco la mia riflessione. Ricordo che più o meno questo approccio di andare su prodotti a 2 o 3 anni ce l'avevamo anche in epoca Covid, perché dicevamo facciamoli crollare, il tempo di risalire ci vorranno 2 o 3 anni, poi in realtà si è risolto tutto in 3 mesi, quindi con gli indici, soprattutto i tecnologici, sono andati anche oltre i massimi. Però ci sta, insomma. Però adesso invece arrivo alle domande. Innanzitutto, buona osservazione da parte di Paolo, che dice ci potrebbero essere delle opportunità con gli outperformance, quindi certificati che si comportano a grandi linee come dei replicanti, no? Dei sottostanti, però con la possibilità di moltiplicare la performance alla scadenza e qui eventualmente addirittura impostare delle strategie di pack. Potrebbe essere effettivamente una buona idea in un contesto di mercato che potrebbe vedere ancora gli indici scendere. Quindi questa è uno spunto, no? Che teniamo lì. E poi Sì, da analizzare però, perché gli outperf, che cosa sono? Sono un delta 1 più una o più call option. E le call option sono il prezzo delle call option è anche in funzione della volatilità. Più la volatilità è alta, più le call option sono care. Quindi in questo momento andare a comprare volatilità potrebbe farci incorrere in dei costi piuttosto elevati, ecco, quindi attenzione a verificare bene le situazioni e i pricing dei sottostanti. Se li vedete cari, per esempio, se c'è un outperformance che ha il 300% di partecipazione sull'upside, secondo me in questo momento è molto caro. Ricordo 2 anni fa, Pierpaolo, ti ricordi quel prodotto pazzesco che avevamo fatto 5 volte il l'upside 5 volte il sul picco. PIMCO Income? E anche se il PIMCO Income era a meno 7, il prodotto valeva 1250, qualcosa del genere. Poi è finito a 1800 perché chiaramente è andato da Dio ed è esploso tutto. Però ecco, attenzione all'impatto volatilità. Guarda, hai detto è proprio una perla in questo senso, perché effettivamente uno è sempre portato a ragionare come volatilità nemica dei certificati e pertanto produce strutture vega negative. Ce ne sono forse due vega positive: una è questa degli outperformance, l'altra magari è l'equity protection senza il cap, che si apprezzano in realtà in uno scenario di mercato volatile. Quindi giustissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Poi domanda sui twin-win: l'opzione funziona solo alla scadenza, ho capito bene, perché dice che gli è stato rimborsato, questo è Luca, un certificato, tra l'altro uno di quelli di cui abbiamo parlato più volte nel webinar, anche in passato, il famoso 855 su Intesa San Paolo, che è andato in rimborso anticipato, ma per autocall, e pertanto gli è stato rimborsato a 1000, viceversa, se fosse arrivato a scadenza, naturale, avrebbe anche ribaltato la performance negativa di Intesa, e quindi in questo caso rispondiamo a Luca che è corretto, l'opzione twin win viene esercitata esclusivamente alla scadenza. Poi Sì, è chiaramente si possono fare anche twin win non autocall,
Quindi un twin win a 3 o 4 anni con la classica feature, quindi caratteristica twin win. È chiaro che i twin win sono molto più cari dei twin win autocall. Per quale motivo? Perché l'autocall ovviamente può annullare tutto questo beneficio del twin win durante la vita del prodotto e quindi costa molto meno inserirlo. È chiaro che invece se si arriva a scadenza, lì il twin win può fare assolutamente la differenza. Roger Roberto, le promesse. Parlando di outperformance e Sì. twin win, vedete intanto sulla grafica sono riandato sul cerca prodotti, filtra per tipo di prodotto e qui certificati di outperformance e ci sono tutti gli outperformance che abbiamo. O se si volessero vedere i twin win, qui ci sono tutti i twin win che abbiamo, ma sono anche autocall. Ecco, quindi tolgo gli outperf e si dovrebbe poi andare a vedere uno a uno quali sono autocall e quali invece sono dei twin win a scadenza. Secondo me sono praticamente tutti anche degli autocall, ecco. Poi Marco, c'è Roberto che faceva una domanda a proposito di quel TwinWin Autocall 855 finale che è stato rimborsato il 24 febbraio, ancora non ha ricevuto il rimborso, chiedeva se potevi tranquillizzarli, eventualmente faccio mandare una mail con Lightning così verificate, ma non ti risulta Bravissimo. comunque. Ok, Sì. perfetto. Mandateci pure una mail e verifichiamo. Capita che ci sia qualche ritardo, noi ci scusiamo, molto spesso non è colpa nostra, ma insomma, vi diamo tutto il supporto per recuperare il prima possibile il pagamento. Ecco. Sono sistemi di pagamento, l'abbiamo già chiarito svariate volte. Noi passiamo dal SIX dobbiamo passare in Montetitoli o in Euroclear. Il SIX è il Montetitoli svizzero perché da lì emettiamo e a volte in questi passaggi si crea qualche ritardo. Ecco. Di cui chiaramente ci scusiamo anche noi, però ripeto, molto spesso è dal SIX a Montetitoli e da Montetitoli alla banca depositaria che abbiamo visto crearsi qualche ritardo. Purtroppo sì. Allora, ma non riguarda solo voi, tra l'altro. Questa è una bella domanda alla quale ti chiedo se sai naturalmente la risposta. Oddio, penso che tu la sappia, ma penso di immaginarla anch'io. Considerato che se compro certificati Leontech porto a casa il rischio emittente, qual è l'esposizione di Leontech sulle borse, sulle banche russe o comunque in Russia? Allora, la nostra esposizione su banche russe nel senso è zero. Infatti, io avrei risposto così, ma semplicemente perché non credo che voi abbiate come UniCredit o come Intesa i depositi o comunque. Vabbè, però non rispondo io, vero? Bravissimo. No, nel senso qui è proprio la differenza. Noi come Leontech non siamo una banca. Scusatemi, sovraimpressione, mi escono delle cose. Non siamo una banca, siamo come se fossimo una grande SIM italiana e il nostro praticamente unico business è quello di emettere certificati di investimento. Quindi è vero che competiamo con i colossi Unicredit, JP Morgan, Goldman, Banca IMI e tutto il resto, ma Intesa, Unicredit, ma loro anche hanno il 90% 5% del loro business che invece è collegato ad attività bancaria, quindi loro prestano soldi a governi, a aziende, a singoli tramite mutui, tramite credito al consumo e tutto il resto. Quindi ecco, l'esposizione da questo punto di vista di Leontech verso la Russia è pari a zero. Che esposizione abbiamo verso la Russia? Abbiamo dei prodotti denominati in rubli. Ma chiaramente sono prodotti che hanno acquistato i nostri clienti. Noi lavoriamo con clienti russi e quindi creiamo prodotti in rubli, però non abbiamo nessun rischio su questo, diciamo, su questo fronte. Possiamo avere dei rischi di trading di correlazione quando facciamo i prodotti quanto rublo o quanto dollaro o quanto euro su dei sottostanti, per esempio russi, Lukoil, Gazprom e cose di questo tipo. Quindi però sono dei minimi rischi di trading che dobbiamo gestire, ecco, con i nostri risk manager, ma non sono assolutamente, diciamo, simili a dei rischi di
diciamo di lending, quindi di prestiti tipo quelli delle banche tradizionali. Benissimo, poi guarda, Marco, ti girerò un po' di domande perché non riusciamo a farle tutte. Adesso, se BCE immettesse, ecco, quelle più, un po' più generiche, se BCE immettesse meno liquidità nel 2023, ci saranno problemi per il mercato dei certificati? Ci potranno essere spread più ampi e più assenze dei market maker? Domanda generica, su ipotesi, insomma, Marco, se hai, insomma, vedi qualche indizio. No, no, allora in primis i market maker hanno obbligo di fornire liquidità come da regole di Sedex e TLX, per cui queste regole non cambieranno. No, direi di no, eventualmente sul mondo obbligazionario un pochino di più, perché lì è dove magari delle banche devono proprio comprare i bond e tenere un minimo di warehousing proprio per fare market making. Qui invece il market making è dovuto a hedging di Delta e di Vega, quindi Delta si comprano e vendono i sottostanti, per cui iperliquidi non si deve fare storage di nulla, e altrettanto la volatilità si trada, ci sono tutte le opzioni sulla volatilità finché i market maker dei volatilità fanno mercato e non è detto che siano solamente le banche, si procede, per cui direi nessun problema. Benissimo, intanto rassicuriamo Roberto che l'855 su Fineco, ad esempio, è stato rimborsato, quindi vuol dire che da parte di Leontech il pagamento, come era ovvio, è stato regolarmente disposto, quindi il problema riguarda un intermediario che eventualmente ancora non ha recepito e quindi Roberto eventualmente contatta l'intermediario a questo punto. Forse Leontech è anche superfluo perché, come vedi, è stato rimborsato già da un'altra parte. Allora, supponendo che domani sia il giorno di pagamento, se compro il certificato oggi mi viene pagata la cedola? No, Graziano, devi comprarlo No. prima della data di stacco, ovvero 2 giorni prima la record date. Quindi se domani è giorno di pagamento, ormai è tardi, devi anticiparti un po'. La data di stacco è il giorno in cui chi la mattina ha ancora il certificato in portafoglio alle 8 del mattino, alle 9 del mattino, riceve la cedola. Viceversa, chi compra ex cedola non può ricevere pure la cedola, se no era troppo bello. Quindi, Graziano, è abbastanza. No, ma io mi rendo conto che il meccanismo di capire le date, ex date, record date, è sempre complesso, ma io la faccio molto più pratica. Se il prezzo era 1000 e scende a 900, non mi posso aspettare che lo compro a 900 e mi danno pure la cedola, perché viceversa ci sarebbe qualcuno che ci perde 2 volte. Quindi, per chiarire, la faccio facile. Marco, Corretto se io. Graziano vuole ulteriormente avere spiegazioni più precise su servizi, domande frequenti, proprio una di queste è questa classica, quindi ho diritto a ricevere la cedola e qui c'è tutta la spiegazione precisa di come impostare, diciamo, il ragionamento. Perfetto, e grazie Marco. Allora, io ho 3 prodotti da far vedere. Ti do l'ISIN e li fai vedere tu o mi prendo il monitor e li faccio vedere io su ChatLab? Dimmi tu come Vai vuoi pure, vai procedere. pure, vai pure, così mostriamo anche un po' il CEDLAB. Ok, dai, allora mi prendo il monitor e così partiamo, faccio vedere 3 certificati. Allora, il primo, così possiamo anche, diciamo, spiegare questa opzione un po' diversa, che noi ricordiamo che per quello che riguarda certificati e derivati e il CEDLAB tendiamo a uniformare i nomi commerciali dei prodotti. Dopodiché, quando andate poi nel sito dell'emittente, non lo trovate così scritto, cioè Phoenix Memory One Star, lo troverete in un altro modo, perché Leontech questo tipo di opzione la chiama Target One, no? Se non, correggimi Marco se sbaglio. Che poi non è Corretto. neanche nel nome, lo trovate poi nella documentazione. Però per identificarlo, allora, il certificato in questione quindi è un Phoenix Memory dotato di questa opzione che adesso andiamo a raccontare, scadenza febbraio 2025. Vediamo prima che cosa fa il certificato e poi leggiamo i sottostanti perché è l'aspetto più importante. Ah, innanzitutto, per quello che riguarda il rendimento, arriva da cedole trimestrali dell'1,75% con effetto memoria, pagate fino a meno 35%, ovvero barriera 65. Quindi una barriera
non eccessivamente profonda rispetto ad altri che abbiamo visto, ma c'è chiaramente una motivazione. A partire da agosto 2022 è possibile il rimborso anticipato, in questo caso con un trigger fisso al 100%. E attenzione, perché se si arriva alla scadenza con uno dei sottostanti al di sotto della barriera capitale, che è al 65%, entra in gioco questa opzione target one o one star, cioè se almeno un sottostante, quindi uno è sotto la barriera, ma almeno uno degli altri è al di sopra dello strike iniziale per questo tipo di certificato, la regola potrebbe anche essere diversa, 105, 110%, ma per questa opzione, per questo certificato è il 100%, il capitale viene comunque rimborsato interamente. Quindi è come dire, mi aggancio sia al worst off se rimane sopra barriera, ma se le cose vanno male e finisce sotto barriera, vengo comunque protetto e mi viene rimborsato l'intero capitale. I sottostanti, e qui si capisce il perché il certificato abbia una barriera al 65%, perché a differenza di quello che avviene quando troviamo titoli azionari che hanno una volatilità decisamente più alta, qui abbiamo indici e in particolare indici settoriali. Ora Marco, io vado ad interpretare, ma mi sembra abbastanza evidente. La scelta di collocare all'interno dello stesso basket tre settori industriali ben diversi tra loro e immagino anche da quello che sto vedendo come performance non strettamente correlati, fa sì che aumentino le probabilità che uno vada in una direzione e l'altro magari vada nell'altra, o comunque che si muovano con forza diversa. Nel momento in cui ho un'opzione target one barra one star, aumentano quindi le probabilità che comunque il capitale venga salvaguardato alla scadenza. E questo è tra l'altro lo scenario che si sta verificando. Il certificato è stato Corretto. emesso da poco, febbraio 22, quindi praticamente da un mese. L'automobile, il settore automobilistico purtroppo ha sofferto anche per effetto di presenti titoli che hanno a che fare anche con la Russia, vedi ad esempio Renault, ma non è l'unica. E dall'altra parte però le risorse base sono cresciute del 9,70 e un oil and gas con il petrolio a 110 dollari è comunque cresciuto. Potrebbe capitare che il mercato giri e che poi comincino a risalire il settore automobilistico e magari le risorse in base scendano un po', però a quel punto o tutti sono sopra barriera o se uno è sotto è sufficiente che l'altro sia sopra, come tra l'altro è in questo momento, in particolare per le risorse base. Quindi questo certificato ha, dal nostro punto di vista, poi Marco naturalmente ti faccio aggiungere innanzitutto l'aspetto positivo di avere degli indici come sottostanti e non dei titoli, che smussa la volatilità. Una correlazione non esattamente piena, il che aiuta, perché lo stiamo vedendo, uno scende ma l'altro sale. E comunque un rendimento cedolare dell'1,75 a trimestre che comincia a diventare un 7% annuo e si completa il quadro con una quotazione sotto la pari. Tra l'altro, anche l'aspetto della quotazione testimonia quanto stiamo dicendo, cioè a fronte di un meno 13% circa del worst off, che in una struttura classica farebbe scendere il certificato almeno di 8 o 9 punti, qui invece è a meno 2, meno 3. Perché? Perché è vero che sta leggendo il worst off per quello che riguarda il rischio di non percepire magari le cedole nell'immediato, fermo restando che sono con barriera e con memoria, ma essendoci l'altro che è positivo, è come se dicesse: attenzione, io non posso scendere troppo, perché comunque in questo momento dovrei rimborsare i 1000. Vuoi aggiungere qualcosa, Marco? Giustissimo direi, e a questo punto per chi magari ci ascolta solo, da menzionare solamente l'ISIN code CH115865975. Esattamente. Quindi anche se due sottostanti sono sotto barriera e uno è sopra, rimborsa 100? Sì, Esattamente. basta che uno sia sopra. Quindi anche fossero 5 sotto barriera, basta che uno di questi 5 sia sopra e si attiva questo meccanismo. Credo che la domanda di Riccardo sia stata finalizzata a cercare di capire la differenza con invece con un altro certificato che voi avete, che è il Reload, dove invece ti salvi se uno è sotto barriera, ma non se ce ne sono due. Esattamente, che poi noi chiamiamo multi-chance.
Multichance, esatto. Scusateci qui, No, secondo no, hai me ragione, hai è ragione. assolutamente necessario, come dire, una maggior fermezza in questo mercato e, come dire, allineare tutti gli emittenti sugli stessi nomi. Speriamo il regolatore europeo lo faccia e così anche avremo tutti un pochino più di chiarezza. A me se dicono reload non mi è chiarissimo, ecco Certo, il... hai ragione, hai ragione. Però guarda, a mia difesa, però potrei sbagliarmi, però a mia difesa forse un paio d'anni fa aveva, però magari mi sbaglio, dai, non insisto perché ho un dubbio e non vorrei fare una gaffa, però forse l'avevo preso da una vecchia emissione perché non è la prima volta che quotate il multichance, l'avevate già pensato all'epoca, ma comunque andiamo avanti. Seconda idea, invece, un Express puro. Express puro, noi diciamo, lo definiamo quello che non ha l'opzione di pagamento della cedola qualora il sottostante si trovi al di sotto del livello per l'autocall, ma è quello che paga se rimborsa. Quindi diciamo che è l'Express autocallable puro e non il Phoenix o Cash Collect Memory che dir si voglia. In questo caso il certificato appunto è in questo, come dicevamo, un prodotto che rimborsa anticipatamente e paga e questo è lo schema, quindi partiamo sempre dal rendimento. Prima data utile per il rimborso anticipato in ordine temporale è quella del 21 aprile e in questo caso il 21 aprile, buonasera Marco, ovviamente non tu, ma Marco che deve scappare, 4,50 di rendimento. In aggiunta al rimborso del nominale, se il 21 aprile entrambi i sottostanti, abbiamo già sbirciato prima, rilevano al di sopra del 100% del livello iniziale. E con questo meccanismo si procede di trimestre in trimestre. Ora, cosa c'è di particolarmente interessante in questa proposta? È che, come appunto da marchio di fabbrica di Leonteq, quasi sempre vediamo che c'è questo trigger decrescente, quindi la possibilità di ricevere il rimborso anticipato anche qualora i sottostanti poi si trovino a scendere. E abbiamo un trigger che scende a 95 fino ad arrivare a 90 per l'ultima data. E questo è quindi 21 ottobre 2024, dove si riceverà un rimborso di 127 euro anche a fronte di un meno 10. Anche in questo caso i sottostanti sono due indici. E abbiamo lo Euro Stoxx Banks e il settore assicurativo. Il primo più negativo, il secondo un po' meno. Ad oggi quindi il certificato non rimborserebbe adesso ad aprile, perché? Perché ci sono comunque da recuperare i livelli iniziali per entrambi gli indici. Ma, ad esempio, già alla data non è imminente, ma diciamo a gennaio 24, in questo scenario ci sarebbe il rimborso di 120 e 25, ovvero l'insurance è sopra, il Banks deve recuperare qualche punticino, 2-3 punti. Cosa che è interessante è la quotazione. 887 euro. Quindi Marco, un po' quello che dicevi prima a proposito del Delta 1, cioè questo è un certificato che praticamente paghi sulla lineare. Tant'è vero che se andiamo a vedere l'analisi di scenario, è comunque un'analisi di scenario da portafoglio, perché allora, se tutti e due gli indici recuperano, come abbiamo detto, il livello trigger, anche per la scadenza si arriva a un rimborso di 1270 euro, quindi un rimborso del 43% con un 43% di guadagno. Se non ci riescono, rimborsa 1000 fino a meno 31, il che comunque è un abbondante buffer sulla barriera, e comprandolo sotto la pari non sono soldi messi lì a far la muffa, fanno comunque un 12,72 a scadenza. Se poi proprio dovessero andare sotto barriera, la perdita sarebbe lineare, perché vedete che non c'è premio, paghi 87, un indice che worst off che in questo momento è a 87. Quindi l'idea dell'Express in questo caso è vincente, perché innanzitutto ci troviamo in un momento di ritracciamento. L'avessimo visto solamente qualche tempo fa, anzi probabilmente ce l'ho anche qui. No, qui non ho il prezzo del certificato, forse qui. E qui ho il prezzo del certificato in linea rossa. Ecco, eravamo al di sopra del 100%, quindi oltre i 1000, e ci stavamo praticamente 10 giorni fa. Adesso è a 87, perché sono crollati i titoli bancari, ma dovessero risalire, o semplicemente se si raffreddasse la volatilità, come dicevi tu prima,
potrebbe risalire, anche se in questo caso la volatilità l'aiuterebbe a risalire, non deve difendere la barriera, ma deve recuperare. E il codice ISIN, poi ti lascio aggiungere, CH11390795557, poi ne faccio vedere solo un altro e poi chiudiamo. Ottimo, tutto Ok. chiarissimo, poi vi faccio vedere eventualmente sul nostro sito come ritrovarli in un batter d'occhio. Perfetto, perché ci stanno chiedendo come trovare, ad esempio, la ricerca gli express puri, questi che abbiamo Io definito. non conosco bene come funziona la vostra ricerca, quindi se lo vuoi No, no, vediamo sul tuo. mostrare. No, no, vediamo sul tuo. Chiedevano sul tuo, non sul mio. Quindi Ok, ottimo. sul sito Leontech. No, vi faccio vedere l'ultimo. È un express che io, tra l'altro, l'avevamo già selezionato e sono contento perché è arrivata anche una segnalazione. Quindi siamo allineati con, adesso non ricordo il nome. È un express che lo potete vedere. Il prezzo di riferimento era 1019 l'altro ieri. Adesso siamo a 931 di prezzo lettera. Il sottostante, vi vado immediatamente a far vedere, è UniCredit. Due aspetti interessantissimi su questo certificato. Il primo, livello strike 10,738, superato in chiusura di giornata grazie al rimbalzo dopo la notizia appunto del rialzo dei tassi immutato rispetto alle previsioni, e la barriera profondissima 5,36,9. Quindi siamo comunque in chiusura di giornata poco al di sopra del livello di strike e questo è lo schema. Non c'è una data di rimborso adesso a breve, la prima sarà a giugno, ma è comunque con premio a memoria del 2,50 a trimestre e anche in questo caso trigger decrescente. Quindi qui ci sono due possibilità. Va al rimborso anticipato il 1 giugno? Rimborsa 1.050. Ultimo prezzo di oggi 931. E siamo al di sopra. Ora, questa situazione da cosa è causata? Dalla forte volatilità di UniCredit. Quindi, qui se si vuole puntare sul raffreddamento, oltre che sul rimbalzo di UniCredit, c'è tanta ciccia, 931 per arrivare a 1050. Se poi non dovesse farlo per giugno, poi UniCredit dovrà staccare i dividendi, cioè di mezzo, eccetera, eccetera, comunque trigger decrescente fino ad arrivare a un eccezionale, aggiungo io, 40% di rendimento a fronte di un 85% di UniCredit. Quindi questa è l'analisi di scenario che diciamo, parla da sola. 50% di rendimento a scadenza 2025 se UniCredit chiude al di sopra dell'85% dello strike. Se chiude al di sotto, ma al di sopra della barriera dei 5,35, quindi profondissima, protegge i 1.000 e se lo compriamo sotto la pari è evidente che ci guadagniamo. Se poi andiamo a UniCredit sotto i 5,35 e vabbè, è andata male e c'è poco da commentare. Quindi questo è l'ultimo prodotto e questo è il frutto della volatilità, è il frutto di quella che è stata la discesa di questi ultimi giorni. Ok? Quindi CH11 29 84 63 61. Marco, ti riassegno il monitor per arrivare in conclusione. Ottimo, eccomi che lo riprendo, ritorniamo sul nostro sito che dovreste vedere. Se riandiamo sul cerca prodotti per ritrovare per esempio i titoli, beh, proviamo a vedere o Banks e vediamo cosa ci trova con Banks. Ecco qui per esempio trovate tutti i prodotti con il sottostante Stock 600 Banks. Poi, beh, vedete dei vecchi prodotti, chiaramente hanno prezzi, questi erano degli inverse, i nuovi prodotti, un attimo che mi sono perso con il mio schermo, eccoci a questo punto che cosa possiamo andare a vedere. Se vogliamo ripulire da varie stock, vedo qua un BNP, ecco com'è, quindi possiamo di nuovo selezionare tipologia di sottostanti, questo mettiamo solamente su indici e poi ecco, queste sono più o meno tutte le selezioni che arrivano e da qua poi si va a cercare, penso quelli precedenti, ricordami quale fossero gli Sì, ISIN, dovremmo. c'erano. Sì, ti ricordo gli ISIN. Il primo era quello, il target one, il CH11 5865 9875, che aveva i tre settori dello Stoxx Europe 600.
e l'altro invece quello con il Banks a cui facevi riferimento, che invece è CH11 39079557. Che eccolo qua, esattamente. Ok, benissimo. Quindi questo è il modo per ritrovarli. Altri modi eventualmente per qualche aiuto dalla nostra pagina iniziale, quindi i multichance o reload, gli ultimi che abbiamo inviato, che abbiamo emesso tra l'altro, quindi li vedete qui. Molto carino, date un'occhiata a questo, stessa identica logica, quindi prodotto interessante, parecchia distanza dalla barriera ancora, prezzo decisamente scontato e qui multi-chance o reload, quindi che cosa significa? Che il prodotto, la barriera verrà infranta se due sottostanti saranno al di sotto del livello barriera. Vedete che sì, effettivamente. Intesa Unicredit sono scesi, però parliamo di una barriera capitale del 40%, quindi 60% rispetto al livello iniziale. Di spazio ce n'è ancora parecchio. Eni benissimo, Stellantis è tranquilla, 10-20 di cedola e di nuovo, se uno eventualmente andasse sotto, si ha comunque questo extra paracadute del multichance. Altre cose interessanti da guardare, se volete altri spunti, da autocall su single name, ma qui vi ho spiegato come fare, i target one, che i filtri al momento non riusciamo ancora a selezionare, quindi qui avete una schermata con tutti i target one, ripeto, target one, se uno dei sottostanti si trova al di sopra del target, attenzione che possono essere diversi, apriamo uno a caso, target one level 100%, lo vedete subito sulla barra qui, però può essere come diceva Pierpaolo 105-110, dopodiché emissioni recenti o ancora più interessante la nostra mailing list, se vi iscrivete la trovate, comunque cliccate poi qui e vi si apre il PDF con tutte le ultime emissioni, ci sono veramente tantissimi prodotti scontati al momento, quindi questo è un altro modo di trovare proposte interessanti. I certificati più acquistati, sempre direi informativa molto, molto interessante, per cui qui pubblichiamo su base settimanale i prodotti più acquistati dell'ultima settimana. Altro spunto interessante, vedete oggi non abbiamo visto nulla di sottostanti americani, ma vedo una AMD Intel Nvidia. Piuttosto che è piaciuto tantissimo questo Eni nell'Intesa con l'aggiunta di Apple, aiutava molto il pricing, funziona molto bene, bello scontato, altra possibilità, ecco. Fermiamoci, se no Sì, continuo fermiamoci là, esatto. a Assolutamente. Vulcano. Se ci fosse per caso ancora qualche domanda, una domanda o due, poi chiudiamo. No, guarda, allora ce n'era una su Rising che era stato digitato male, però avevo chiesto all'inizio se poteva aiutarci, ma è arrivata adesso, quindi non ce la facciamo. Grazie Alberto che si complimenta per l'ottimo webinar. E no, domande diciamo generiche o comunque su prodotti, te le ho girate tutte. Ah, solamente i fix, poi cedola fissa proprio, chiedeva Marco come trovare i prodotti con cedola fissa, quindi senza barriera. Sì, allora ne facciamo molti pochi. Esatto. Dovrebbero chiamarsi reverse convertibles perché li classifichiamo così. Ecco, multi-barrier reverse convertible, autocallable reverse convertible, multi-reverse convertible. Se cercate queste definizioni, però vedete, sono veramente pochissime. Sono pochissimi prodotti. Vabbè, infatti Per potrebbe essere uno quale spunto, motivo? no? Magari Sì, potrebbe essere no, è uno spunto. sicuramente uno spunto. Noi quello che calcoliamo è con i modelli di pricing, vediamo sempre quanto costa la cedola garantita e la cedola condizionale.
e magari vediamo che una cedola garantita ci paga il 6 e la cedola condizionale ci paga il 9. Sono 3 punti di differenza con una barriera magari almeno 50, e allora preferiamo pagare un 9 su meno 50 rispetto che un 6 garantito. Questo è un po' il tipo di ragionamento che facciamo. È chiaro che se ci si ritrova in livelli di alta volatilità, allora magari questa differenza si assottiglia ed eventualmente la si può prendere in considerazione. Benissimo, grazie anche di questa spiegazione, Marco. Va bene, allora io direi appunto ci possiamo fermare qui e ti girerò poi le domande, perché ne sono arrivate tante, come cercarle. Quindi io ti giro il report di tutte le domande, così poi magari man mano, anche se io invito, naturalmente, visto che la disponibilità è sempre massima, soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo del sito di Leontech, quindi come cercare i prodotti. O mandate una mail o alzate il telefono, risponde Marco, risponde Anna, Pietro, insomma, c'è sempre qualcuno, vi aiuta anche direttamente lì sul momento a magari a utilizzare al meglio il motore di ricerca. Quindi ben venga che voi li facciate durante i webinar, naturalmente a me fa piacere, però poi ecco, non riusciamo magari a rispondere a tutti. Corretto, c'è anche sul sito proprio la zona contattaci, ci potete o scrivere direttamente qui, iscrivervi alla nostra newsletter o chiamarci direttamente al telefono e il nostro, se volete, ci potete anche venire a trovare. Siamo a Milano. Va bene, perfetto. Marco, grazie. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato fino alle 18:51. Io ringrazio te, Marco, come sempre, la tua disponibilità. Diamo appuntamento al prossimo webinar. Tra l'altro, nella nuova sezione, vi ricordo, sul sito di certificati e derivati, c'è la nuova sezione, come dicevo prima, anzi, la faccio vedere veramente al volo, semplicemente perché così vi faccio anche vedere che c'è tutto il calendario di tutti i webinar che sono in programma da qui a fine anno. Pertanto, questo ed era oggi del 2 marzo, il prossimo sarà il 6 aprile e poi via via di mese in mese e poi la possibilità anche di rivederli direttamente qui con questo quadratino arancione. Se cliccate potete rivedere anche i precedenti. Va bene? D'accordo, grazie a Ottimo. tutti. Ciao Marco, buona Grazie serata. Pierpaolo. Un saluto e a presto. Arrivederci a tutti.